Questo programma è offerto da Lotta all'illegalità, dopo i blitz, le forze dell'ordine e le stese della malavita, continua la sensibilizzazione. Don Patricillo e Don Manganillo e i cittadini, è arrivato il momento di dire basta alle camorre. 36enne con precedenti, ferito da colpi di pistola all'addome, ricoverato in gravi condizioni. La raffica di colpi, forse per vendetta, i poliziotti che indagano sull'agguato avvenuto a Miano seguono la pista passionale. La ripresa delle lezioni in memoria di Giovan Battista Cutolo. Tante scuole in Campania al posto della campanella fanno risuonare il corno, lo strumento del giovane musicista ucciso all'alba dello scorso 31 agosto. Domani si torna a scuola anche a Caivano. Sarà presente la fanfara dei carabinieri. Il provveditore agli studi Ettore Acerra sulla dispersione sottolinea la percentuale del comune in linea con il resto della Campania. Donna di Benevento affetta da obesità e da un cancro all'endometrio gira mezza Italia prima di trovare l'assistenza di un'equipe chirurgica. L'operazione è perfettamente riuscita al Pascale di Napoli. La sperimentazione sull'allerta della Protezione Civile, il messaggio di prova sui cellulari dei campani. Abbiamo filmato in diretta la ricezione del messaggio raccogliendo il commento dei cittadini. I server della regione Campania fuori uso per una settimana a causa di un attacco hacker. La missione, il governatore De Luca però precisa, abbiamo investito in cyber security, ci siamo difesi bene. Burocrazia e assenza di fondi interessano poco a chi convive nella periferia est di Napoli, con i cattivi odori e i rischi per la salute al confine con il campo di via Mastelloni. La seconda sconfitta in campionato accende l'allarme rosso in casa Avellino. In mattinata lungo faccia a faccia a Montefalcione tra il presidente D'Agostino e Perinetti si riflette sul futuro di Rastelli. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Prima TV, apertura dedicata alla lotta all'illegalità. Dopo i blitz delle forze dell'ordine, le stese della malavita, continua la sensibilizzazione. Don Patricillo e Don Manganillo e i cittadini dicono è arrivato il momento di dire basta alle camorre. È la sala del Consiglio Comunale di Napoli ad ospitare il convegno In sicurezza e legalità, mo basta. A dare sostanza al titolo gli interventi di Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania, Luigi Leonardi, testimone di giustizia, Don Aniello Manganiello dell'Associazione Ultimi, la psicologa Rosa Cappelluccio, Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e il magistrato, nonché consigliere comunale, Catello Maresca. Filo rosso che unisce gli interventi e la necessità che la comunità reagisca insieme allo Stato, nonostante le paure. Un percorso che sarà lungo, complesso, la strada però è ormai imboccata. Anche gli ultimi raid che incutono timore vanno contrastati nella consapevolezza che la speranza avrà la meglio con la partecipazione di tutti. Ecco le voci del Mo Basta. Nella prima fase in cui sono stato parroco ho vissuto una Scampia dove è vero la camorra ammazzava, sparava continuamente, 150 morti. La faida
2004-2005, ma c'era la gente che voleva riscattare quel territorio, c'era la gente che scendeva per strada, che non aveva paura di dire ho sentito i colpi dei camorristi questa notte, non ce l'aveva, metteva lenzuolo bianco sui balconi, scendeva per strada assieme a me. Sta mancando. Sarà un intervento lungo, difficile, complicato, in cui ci saranno reazioni, in cui ci saranno anche fallimenti probabilmente. Noi abbiamo immaginato anche un tavolo di controllo. A questo tavolo tecnico siedono i rappresentanti delle varie articolazioni dello Stato che supportano le attività di contrasto alla criminalità organizzata, che poi è la finalità della Commissione stessa, e anche di controllo, di trasparenza degli enti. Ad essere onesti, dobbiamo essere onesti fino a farci male. L'altra notte, durante la stesa, quando la gente era terrorizzata, io ho parlato con le persone che stavano al balcone, che si sono gettate a terra, là non ci voleva un maestro elementare, neanche una maestra d'asilo, là ci voleva la polizia e ci volevano i carabinieri. La verità è questa, l'una cosa non toglie l'altro, guai a separare questi due gemelli siamesi, no? La repressione e l'educazione, ma guai a portare avanti un discorso a discapito dell'altro. Un treno per camminare deve camminare su un doppio binario, se no non va da nessuna parte. Nel momento in cui metteremo i carri davanti ai buoi, vuol dire che stiamo peccando contro la speranza. Io sono un prete e questo lusso non me lo posso permettere, non posso peccare contro la speranza. E nel servizio ora andiamo a fare il punto sugli ultimi episodi di cronaca di cui abbiamo ascoltato anche nel servizio appena andato in onda. Un comitato urgente fissato a Napoli per fare ancora una volta il punto e riorganizzare con maggiore precisione il piano di ordine e sicurezza pubblica per l'area di Caivano e non solo. Una riunione, quella nel capoluogo campano, fissata per venerdì, che verrà presieduta dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il Viminale deve intervenire rapidamente. A poche ore di distanza l'una dall'altra nel territorio di Caivano si sono verificate 3 violente stese. Prevista la disposizione di un nuovo invio di 60 uomini delle forze dell'ordine, nel dettaglio 20 carabinieri a Caivano, 20 agenti di polizia al commissariato di Afragola e 20 militari della Guardia di Finanza al gruppo di Fratta Maggiore, incremento che porta il totale complessivo di uomini in divisa a 210 unità. La Camorra al Parco Verde di Caivano si è messa all'opera e ha risposto materialmente al maxi blitz della scorsa settimana, che ha visto 400 uomini delle forze dell'ordine setacciare in lungo e in largo il rione noto come una delle più grandi di piazze di spaccio d'Italia. In 4 a bordo di 2 scooter, volto coperto, hanno esploso 19 colpi d'arma da fuoco nel centrale viale delle Margherite, nella notte a cavallo tra domenica e lunedì. Sempre in sella alle moto criminali hanno trivellato un'auto in sosta con 10 colpi, sfrecciando via in pochi istanti. Nonostante il già consistente presidio delle forze dell'ordine, la situazione nella zona presenta numerose criticità. Tra Caivano, Fratta Maggiore, Grumo, Nevano, il contingente dei carabinieri conta attualmente 103 unità, che aumenteranno del 20%, raggiungendo circa 123 effettivi. Nel commissariato di Afragola invece il personale era composto da 63 agenti, ora ce ne sono 84. Credo che alcuni criminali abbiano reagito al fiato sul collo delle istituzioni su quell'area e sui loro affari. Evidentemente si avverte aria di cambiamento e questo è il loro modo di provare a riaffermare la loro presenza sul territorio. Ma il governo è determinato a non lasciarsi intimidire. Questo il commento del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Ed ora apriamo una parentesi sul calcio. La seconda sconfitta in campionato sul campo della Juve Stabia accende l'allarme rosso in casa Avellino. In mattinata, faccia a faccia tra il presidente D'Agostino e Perinetti, ci aggiorna in diretta da Montefalcione Michelangelo Freda. Buon pomeriggio a te Leonardo e buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Prima TV. Allora, siamo qui davanti alla sede della D'Agostino Costruzioni Generali, dove si sta svolgendo il summit appunto tra il presidente e tutto lo staff dell'area tecnica, ovvero Giorgio Perinetti, Condò e Strano. Sono ore di attesa, si attende la fumata bianca per comprendere quale sarà il destino di mister Massimo Rastelli, che ha ottenuto la seconda sconfitta in campionato. Diciamo che si stanno svolgendo due incontri.
incontro in questo momento qui per comprendere il futuro di Rastelli. Allo stadio Partenio invece Rastelli con il suo staff sta cercando di trovare la quadra intorno alla squadra per comprendere invece quello che non è andato. Al momento non siamo riusciti a vedere nessuno, siamo qui da circa un paio di ore, sono tutti blindati nella stanza principale del presidente. Ovviamente noi continueremo a presidiare questa zona per comprendere e per cercare anche di recuperare due paroline da parte dei protagonisti per capire quale sarà il futuro dell'Avellino, anche perché domenica c'è il Foggia, giovedì ci sarà il match contro il Sorrento e successivamente un'altra gara, quindi in 7 giorni 3 partite, bisogna intervenire adesso oppure dopo, potrebbe essere troppo tardi. Proseguiamo con la cronaca. 36enne con precedenti ferito da colpi di pistola all'addome, ricoverato in gravi condizioni. La raffica di colpi, forse per vendetta, i poliziotti che indagano sull'agguato avvenuto a Miano seguono la pista passionale. È ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al CTO di Napoli un pregiudicato di 36 anni vittima di un agguato poco prima della mezzanotte di ieri. I sicari l'hanno affiancato mentre era in via Miano all'angolo con via Vittorio Emanuele nel quartiere napoletano di Miano e gli hanno sparato contro diversi colpi di pistola. Pietro Ronga, questo è il nome della vittima, residente nel quartiere che un tempo era nelle mani del clan Lorusso e che ora è più diviso che mai, ha precedenti per rapine e reati di droga. È stato colpito all'addome e ad una gamba. La pista più battuta dagli investigatori impegnati nel far luce sull'agguato è quella personale, forse passionale. Già a gennaio scorso il 36enne, sempre a Miano, fu accoltellato alla schiena, alla gamba e al gluteo. Disse di aver subito un tentativo di rapina, ma a quella versione gli investigatori non hanno mai creduto. Oggi l'agguato a colpi di pistola. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Scampia. Il suono del corno al posto della campanella, ricordando Giovan Battista Cutolo. No alla violenza e divulgare la bellezza della musica con il corno, lo strumento che Giogio, giovane musicista 24enne, ucciso a Piazza Municipio a Napoli con 3 colpi di pistola per una lite per un parcheggio. È iniziato così in diversi istituti della Campania l'anno scolastico 2023-2024, sostituendo il suono della campanella con quello del corno per ricordare e onorare il giovane musicista. La speranza dei dirigenti scolastici che hanno adottato questa scelta è che i giovani possano imbracciare sempre di più strumenti musicali piuttosto che armi. Domani si torna a scuola anche a Caivano, ci sarà anche il provveditore regionale agli studi Ettore Acerra che sul tema della dispersione scolastica ha sottolineato la percentuale del comune in linea con la media regionale. Salicelle ad Afragola e Parco Verde a Caivano, domani la prima campanella alla presenza delle autorità, tra queste anche il provveditore regionale agli studi Ettore Acerra. Sul tema della dispersione scolastica ammonisce: la realtà mediatica spesso non corrisponde con quella dei numeri, la precisazione è per Caivano. Caivano come comune ha una percentuale di dispersione scolastica e di abbandono certamente non superiore a quella, se parliamo di media, a quella della regione ed anche inferiore a quella di altre regioni. Il problema è localizzato in alcune, diciamo, in alcuni punti, in alcuni quartieri particolarmente difficili. Noi dobbiamo cercare di stare vicini a queste realtà. Se poi io vado a vedere i numeri della dispersione scolastica intesa come proprio abbandono, cioè come ragazzi che noi ci troviamo iscritti ma che poi non riusciamo nemmeno a scrutinare, i dati sono certamente in diminuzione e in miglioramento dopo il periodo del Covid che è stato molto molto delicato. Quindi stiamo facendo tanto sulla dispersione scolastica. Dal provveditore l'auspicio che la rete istituzionale attiva nel monitoraggio sul comune di Napoli per l'abbandono possa presto diventare una best practice. Già da settembre-ottobre del 2022 ai dirigenti scolastici di segnalare in modo molto tempestivo i casi di dispersione scolastica di abbandono, e quindi noi abbiamo una modalità condivisa e abbiamo anche una piattaforma che per ora sta funzionando sul comune di Napoli, ma noi crediamo e speriamo che questo diventi
una pratica non solo per la regione Campania ma per l'intero paese. Ne abbiamo parlato col ministro, ne abbiamo parlato con il capo di gabinetto, ne abbiamo parlato con i nostri dirigenti al ministero, quindi sostanzialmente dal punto di vista della dispersione scolastica diciamo abbiamo messo su un sistema che spero che come Campania diventi una best practice. E il ritorno a scuola a Napoli fa segnare ancora carenze nel personale ATA, mentre saranno completate solo in settimana le nomine di tutti i supplenti. Inizia la scuola e ci sono le cattedre ancora scoperte, aumentano le richieste di personale ATA aggiuntivo. Le scuole sono in difficoltà e per evitare disagi più consistenti tanti si orientano sul tempo ridotto e almeno su Napoli, complice la chiusura per San Gennaro, si prende tempo per sciogliere gli ultimi nodi. La prima campanella ieri è suonata per almeno il 40% delle scuole della Campania, ma tra oggi e domani tutti apriranno a scartamento ridotto per la mancanza di professori e collaboratori scolastici. Se in altre regioni le procedure di immissione in ruolo riguardano oltre 20-25.000 posti da dare a supplenza, al sud le cifre si dimezzano, con la Campania attestata su oltre 12.000 supplenti. Circa 8.000 sono nell'ambito territoriale di Napoli e provincia. Un'altra problematica è quella relativa al Covid, con circa 800.000 studenti campani che tra oggi e domani rimetteranno piede in classe, alimentando i timori di una risalita dei contagi per il diffondersi della variante Eris. Dal Ministero della Salute si invita alla calma, ma in settimana ci sarà un incontro per fare il punto della situazione. I server della regione Campania sono stati off limits a causa di un attacco hacker. Ad annunciarlo il governatore De Luca, che ha detto: abbiamo investito in cyber security in collaborazione con l'Università di Salerno e ci siamo difesi bene. Gli utenti più attenti e soprattutto quelli più interessati si saranno accorti nei giorni scorsi che i server che supportano le attività degli uffici della regione Campania risultavano non utilizzabili. Per giorni i dipendenti, loro malgrado, sono stati costretti a non poter rispondere alle molteplici richieste che sono arrivate da cittadini ed imprese. A spiegare cosa sia successo è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il sistema informatico della regione è stato sotto attacco hacker. Gli uffici da mercoledì scorso infatti sono rimasti disconnessi dalla rete, inattivi a lungo, tanto che durante l'ultima seduta di Consiglio regionale si era diffusa la preoccupazione dell'inattività degli uffici di supporto alla giunta di Palazzo Santa Lucia. L'attacco non è riuscito a paralizzare il sistema informatico regionale, che da tempo si è dotato di un doppio sistema cloud di protezione dei dati, investendo in cyber security. Ci siamo difesi bene, ha detto De Luca, dobbiamo sapere che ormai gli attacchi hacker sono all'ordine del giorno, quindi i sistemi di protezione devono essere realizzati in sinergia tra gli apparati industriali di produzione digitalizzati. Stiamo completando un sistema informatico gemello di quello della regione, un duplicato che vogliamo insediare nel campus di Salerno in maniera tale da non perdere mai i dati del nostro sistema. L'Università di Salerno è specializzata nel campo della cyber security, collabora da anni con i ministeri della difesa e dell'interno e con il governo italiano, dunque ha una grande competenza in questo campo. La sperimentazione sull'allerta della protezione civile, il messaggio di prova sui cellulari dei campani, abbiamo filmato in diretta la ricezione del messaggio raccogliendo il commento dei cittadini. Sono le 12:05, c'è tanta attesa, anch'io sono in attesa come i tanti cittadini campani che attendono l'arrivo sul proprio telefono cellulare del messaggio IT Alert della protezione civile. Lo ricordiamo, è un messaggio in via sperimentale per abituare con un suono nuovo, inconfondibile, a ricevere sul proprio cellulare degli alert, degli allarmi. Oggi in Campania al via la sperimentazione, che poi entrerà a regime una volta ultimata la fase in tutto il nostro paese. Trepida attesa e aspettiamo che arrivi il messaggio. Sono le 12 in punto ed è arrivato il messaggio IT Alert. Questo è un messaggio di test. E come
la Regione Campania, gli enti, le istituzioni, la prefettura, i sindaci avevano anticipato, dunque è stato puntualissimo, come abbiamo visto proprio in diretta mentre è arrivato sul nostro telefono cellulare IT Alert. Dunque adesso non resta che compilare questo questionario online, volontario. Ora andiamo a vedere le altre persone se lo hanno ricevuto e qual è stata la loro reazione. Sì, adesso, in questo momento. È stato puntuale alle 12? Sì, alle 12, sì. Non mi sono assolutamente spaventato perché ho visto, l'ho letto ma non completo perché stavo in macchina. Pensa che sia un buon sistema per avvisare i cittadini? Certamente sì, una prevenzione, un pericolo, la cittadinanza è già pronta, già sa qual è il pericolo e come comportarsi, come muoversi. In verità mi sono spaventata, però ho dato l'ok e volevo leggere il messaggio ma non sono riuscita a leggerlo, però è stato proprio tempestivo, sapevo che il 12 doveva arrivare questa alert sul cellulare, me lo aspettavo ed è arrivato il momento in cui stavo al telefono. 5 minuti fa. Se lo aspettava, vero? No. Ci fermiamo ora per una breve pausa, l'informazione torna tra poco. Rieccoci in studio con l'informazione, riprendiamo con una notizia di buona sanità. Chi è obeso, si sa, non ha purtroppo una vita facile, ci si ammala in più di tumore, può anche capitare che i problemi diventino guai. È quanto accaduto ad un'infermiera beneventana di 47 anni. I suoi 172 kg sono diventati un problema serissimo quando ha scoperto di avere un tumore all'endometrio con utero fortemente emorragico, diventato grosso di 20 cm del peso di 1,5 kg. Per un anno ha girato diversi ospedali tra Molise, Roma e Milano, dove trovava il letto, non trovava la tecnologia, dove c'erano entrambi, non c'era invece la disponibilità di operarla. L'unica porta che ha trovato aperta è stata quella dell'equipe chirurgica di Vito Chiantera dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Per operarlo il team ha dovuto fare ricorso a speciali sistemi di supporto e di lavoro, contando soprattutto su una perfetta sinergia tra i chirurghi, l'equipe di anestesia e il personale della sala operatoria. Burocrazia e assenza di fondi interessano poco a chi convive nella periferia est di Napoli con cattivi odori e rischi per la salute al confine con il campo di via Mastellone un mese dopo l'incendio. Ci sono ancora fumi. Sono passati circa 2 mesi dall'incendio che interessò l'ex campo Rom di via Mastellone alla periferia orientale di Napoli e che provocò grande paura tra gli abitanti della zona con il fumo che invase addirittura lo svincolo autostradale all'altezza dell'ingresso per Napoli. Un incendio che aveva portato a far registrare ai rilievi dell'ARPAC volumi di diossine nell'area superiori 11 volte i limiti consentiti. Ma l'emergenza nell'area continua a farsi sentire sotto forma di fumi che fuoriescono dal sottosuolo, che secondo i cittadini tornati a manifestare rappresentano una bomba ecologica. Ascoltiamo. La situazione è sempre la stessa, noi continuiamo a morire con questo fumo, le persone vanno via da casa, abbandonano i propri alloggi perché non ne possono più. E stasera abbiamo deciso di scendere qui sul campo perché abbiamo preteso l'intervento dei vigili del fuoco per cercare di spegnere queste fumarole che non si riescono a spegnere perché vengono da sottoterra, si alimentano con vento e una volta che si alimentano non sono incredibilmente pericolose. Chiediamo la bonifica di questo luogo poiché più volte sono stati appiccati dei roghi alimentati da sostanze, da cose che nemmeno conosciamo. Sappiamo solo che questo rogo sembra interminabile, che sembra inestinguibile, poiché occorre prevedere una rapida bonifica del luogo, della zona. Avviato il cantiere per l'installazione di nuove giostrine, i cittadini di Piazza Nazionale a Napoli si sentono abbandonati al degrado. Nel sondaggio la speranza di rinascita a partire dai servizi per i bambini.
In Piazza Nazionale l'unico spazio per i bambini e per le bambine di quella che è una fetta importante del territorio comunale era distrutto e transennato. Le giostre da mesi non sono in funzione. A denunciarlo in un video di fine giugno 2023 era stato anche il consigliere municipale Armando Simeone. Da qualche giorno, come mostrano le immagini, le giostre sono oggetto di lavori di rimessa a nuovo. L'area è stata regolarmente transennata per consentire lo svolgimento dei lavori agli operai entrati in campo sotto un sole cocente. In un'area degradata come quella di Piazza Nazionale, in cui l'occhio non può fare a meno di notare sporcizie, erbacce, graffiti invadenti in ogni dove, individui poco rassicuranti girare in piazza indisturbati, quelle giostrine, se rimesse in funzione, possono rappresentare quantomeno un simbolo da cui ripartire per quella che i residenti auspicano possa essere una bonifica totale della zona. Negli ultimi giorni dei vandali hanno inoltre strappato una parte della pavimentazione della piazza, mettendo a nudo il cemento. Ascoltiamo le parole dei residenti. Specialmente dentro la piazza non ci sta più un gioco per bambini, è una cosa assurda, anzi i bambini giocano tra le macerie. Ci vorrebbe un po' più di civiltà da parte del cittadino, del quartiere. Questo qua dovrebbe essere un quartiere rivalutato e rivisitato, dal motivo che ci sono già vetri a terra rotti, sporcizia ovunque. C'è violenza anche nelle cose che si fanno, prima insomma era più pacifico. Finalmente dopo mesi di battaglie abbiamo ottenuto la canterizzazione di questo piccolo, quest'area giochi. Purtroppo la manutenzione manca, sì. Forse costa caro. Chiudiamo con un'offerta di lavoro. La Ruggero Home cerca un addetto alle vendite interno ed esterno con esperienza nel settore, età tra i 30 e i 45 anni ed un operaio generico in possesso di patente C, età massima 35 anni. Si richiedono capacità relazionali, atteggiamento positivo, grinta nel raggiungere gli obiettivi, attitudine alla comunicazione, al lavoro di team, padronanza delle tecniche di vendita, orientamento al risultato, buone capacità nell'utilizzo del PC e organizzative. Per chi fosse interessato può inviare un curriculum con foto all'indirizzo mail saradargeniointerior@gmail.com. Con questa notizia si conclude l'informazione, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.